Ciao a tutti, continua la raccolta firme per i 6 referendum sulla giustizia. Ora mi trovo a Genova, a Bocca d'Asse, in Corso Italia. Il successo è grandissimo ed è trasversale, perché vengono a firmare e a sostenere le nostre iniziative, quelle volute da Matteo Salvini, anche elettori di altri partiti. Insomma, il problema della giustizia in Italia è grave, abbiamo 6 proposte che vogliono stimolare anche il governo a fare delle riforme. E poi, rispetto a chi in passato parlava tanto di democrazia diretta, no? Quelli che volevano aprire le scatolette di tonno, direi che più maggior esempio di democrazia diretta che non un referendum non ce n'è. Ieri abbiamo avuto Matteo Salvini a Genova, poi a Chiavari, poi alla Spezia, c'era anche Antonio Maria Rinaldi, mio collega al Parlamento Europeo. Insomma, stiamo facendo un lavoro importante, Matteo Salvini oggi in Toscana. Avremo tutta un'estate per raccogliere le firme e dare un segnale forte. Per fortuna questa pandemia ci permette adesso un momento di tregua per tornare a stare in mezzo alle persone, quello che la Lega ha sempre fatto, sa fare, per raccogliere anche i problemi, le segnalazioni di quelle che sono le cose che non vanno, perché noi ci siamo, noi insomma, vogliamo essere pronti fra 2 anni o prima, se possibile, alle prossime elezioni politiche per cambiare veramente le cose. Io nel mio piccolo cerco di farlo a Bruxelles, dove è difficilissimo, ma almeno denuncio quello che non va e cerco di comunicarlo a voi, perché far sentire la nostra voce a Roma e a Bruxelles è importantissimo e fondamentale. Grazie a tutti per il sostegno, ricordiamoci, tanti gazebo, andate sul sito internet della Lega, trovate tutte le indicazioni sulle nostre pagine Facebook di dove sono i gazebo. Portate un documento, non serve altro per firmare le 6 proposte della Lega. Grazie.